le sanzioni per gli attacchi informatici contro i... In partenza per un altro appuntamento con due ospiti a quattro zampe, i miei cani. Partenza sopra Salò, arrivo sul Pizzoccolo, 1580 metri. Cosa che non capisco e che non condivido. Quando dei cacciatori montano delle strutture così in un posto meraviglioso con l'obiettivo di ammazzare. E questo, scusate, ma non riesco a capirlo. Tanta fatica, tanta bellezza per uccidere. C'è del malato in tutto ciò. Una domanda rimane sempre irrisolta. Perché amiamo andare in montagna, salire, scalare, camminare? Facciamo fatica, prendiamo freddo, fame, la gioia di esserci, la soddisfazione di essere riusciti, il piacere nel far fatica. Purtroppo non troverò il sole in vetta. Solo nebbia, ma questo bosco assolutamente ripaga. Perché sono vicino a madre terra, perché il mio spirito viene alimentato, perché trovo le mie origini, i nostri geni che hanno vissuto per migliaia di anni nella foresta, vogliono sentirsi ancora a casa. Non credo che questa domanda avrà una risposta certa. Certo è che questi posti li cerchiamo, rischiamo la vita a volte per vivere queste cose. Perché? Dalla vetta nulla. Ecco, forse il bello inaspettato, il bello al di là di ogni immaginazione. Forse il bello che ci porta qua.